Allora, Lorenzo, largo ai giovani, tutto è nato, almeno per quanto ti riguarda, da un Padre nostro. Sì, questa è una cosa personale che poi, come immagino, tante altre persone sono riuscite a riflettere, a condividere, diciamo. Era la GMG del 2000 a Roma, avevo circa 18 anni, eravamo andati giù con una bella spedizione corposa del nostro vicariato, sempre stato un vicariato attivo il nostro e con i giovani sempre in prima linea, ben coinvolti. E a un certo punto diciamo, nella confusione di San Pietro, perché era proprio, diciamo, al culmine dei pellegrinaggi, perché tutti visitavano San Pietro, ci siamo messi da una parte e tutti insieme in ginocchio, a sedere, insomma, un po' accampati, però abbiamo detto un Padre Nostro. A me quel Padre Nostro lì, mano nella mano, mi ha mosso qualcosa dentro e mi ha portato poi ad essere, diciamo, ad impegnarsi davvero per quella che era la sua chiamata. Io ho capito che quella era una sua chiamata, la sua chiamata per me. Quindi. Hai educato i giovani di altre famiglie, adesso con Cinzia state educando due bambini, quindi il ruolo di educatore continua anche se dentro le mura domestiche. Eh sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è ben impegnativo, divertente, ma molto impegnativo. È l'esperienza di Questo sì. educatore che ti sei portato, che hai fatto in parrocchia quando eri un giovane scapolo, poi come te la sei ritrovata in famiglia? Innanzitutto, adesso ho sempre avuto a che fare con i ragazzi adolescenti e quant'altro, e i miei sono ancora piccoli perché c'hanno 3 e 1 anno, però la pazienza, il saper ascoltare, questa è una cosa molto importante ed è una cosa che ho trasferito nel vissuto familiare. Hai mai provato a chiudere gli occhi, a immaginare la tua vita senza tutto il contributo di largo ai giovani? Ne mancherebbe una buona percentuale che non riesco a quantificare, ma mancherebbe tanto, mancherebbero delle amicizie soprattutto.